Pronti, partenza via, vai Michele. Allora, buonasera a tutti. Sì, in effetti io farò giusto un'introduzione perché abbiamo già in precedenza parlato di tutti gli aspetti di questa che è la reale emergenza, sotto tutti gli aspetti, nel senso che concentra al suo interno tante problematiche che si vanno a sommare in tempistiche molto rapide con una evoluzione drammatica. E quindi farò giusto una introduzione. È una patologia che appunto dicevo è drammatica perché è molto grave, va a coinvolgere a cascata tutti i sistemi organici del cane, può avere degli esordi subdoli e quindi non essere immediatamente individuabile. Ma soprattutto ha delle cause scatenanti che ancora non sono completamente note, e quindi questo rende complessa la sua prevenzione, nel senso che gli strumenti, i mezzi che abbiamo per prevenirla non sono tantissimi, o almeno quelli che concretamente hanno la capacità di impedire l'esordio e l'evoluzione di questa patologia. Sappiamo che ci sono dei fattori predisponenti che sono legati alle dimensioni del cane, non solo in termini di altezza algarrese o di massa corporea, ma di profondità del torace, per cui anche cani che magari non rientrano tra le razze giganti possono avere una predisposizione. Mi viene da pensare al Doberman o anche alcune razze da caccia. Pasti troppo abbondanti possono predisporre a questa condizione, nel senso che la repletizione dello stomaco, soprattutto se avviene in maniera rapida e quindi con l'ingestione anche di aria, può portare a predisporre a questa condizione. Lo stesso discorso vale se c'è una sete esagerata, nel senso di quantità di acqua assunta in maniera patologica, quindi delle condizioni patologiche alla base che possono predisporre ad un aumento della sete. Per esempio, pazienti che hanno problemi renali, pazienti che hanno problemi come il diabete, che possono appunto portare ad assumere tanta acqua e quindi a riempire lo stomaco in maniera esagerata. L'eccessiva attività fisica dopo il pasto, sottolineo l'eccessiva perché tra l'evoluzione degli studi di questa patologia si è anche ragionato sul fatto che in effetti un minimo di attività postprandiale possa essere utile, sempre sotto controllo, per favorire lo svuotamento dello stomaco, un pochino come la passeggiata postprandiale nelle persone aiuta all'attivazione intestinale, quindi la digestione. Si è ragionato se questo possa essere utile anche nei cani. L'età perché i mezzi di contenzione, chiamiamoli così, le strutture anatomiche che tengono in posizione lo stomaco sono più lasse, sono più meno, concretamente possono tenere fermo e statico lo stomaco e quindi con l'età possono predisporre a un maggiore rischio. Altre patologie concomitanti, a parte quelle che ho accennato prima, come per esempio le condizioni, le malattie respiratorie che possono, avendo il cane, facilità nel respirare a bocca aperta, nel utilizzare la bocca per respirare, possono portare all'ingestione di aria e quindi a quella che è una dilatazione di tipo gassoso dello stomaco. Questa dilatazione gassosa insorge comunque secondariamente alla repletizione esagerata proprio per le fermentazioni che ne conseguono. L'evoluzione della patologia nel momento in cui si innesca la miccia prevede appunto questo accumulo di gas che comporta una rotazione dello stomaco attorno al suo asse. E praticamente lo stomaco, immaginatelo come una caramella che è chiusa all'interno della sua stagnola, per cui l'ingresso dello stomaco, l'ingresso dell'esofago nello stomaco, una struttura che si chiama cardias, è l'uscita dello stomaco verso l'intestino, che si chiama piloro, si attorcigliano su se stessi e quindi si attorcigliano anche le strutture che portano i vasi sanguigni che portano nutrimento allo stomaco, per cui lo stomaco non solo si dilata,
ma ne viene impedito l'afflusso di sangue arterioso, quindi di sangue con nutrimento, e viene impedito invece l'eliminazione del sangue venoso, cioè ricco di materiale di scarto, e quindi la parete dello stomaco va incontro a delle lesioni che nella sua evoluzione possono portare a quello che si chiama necrosi. Quando si parla di necrosi significa che un tessuto che compone un organo muore perché non ha nutrimento e non ha ossigeno. Per cui questo prevede poi una catena di eventi che va a peggiorare nel corso di tempistiche abbastanza rapide, per cui lo stomaco, aumentando di volume, incomincia a diventare evidente questo aumento di volume. Ecco, per esempio, una delle cose che nota il proprietario all'inizio è un'ansia che il cane manifesta, cioè una difficoltà a trovare pace, perché nelle fasi iniziali c'è un disagio che può essere più o meno percepito, dipende da quanto il cane è stoico, e purtroppo spesso parliamo di cani di molossi o comunque di animali costruiti per sopportare la sofferenza, e quindi manifestano il loro disagio nelle fasi terminali. Considerate che ci sono alcune razze che hanno un torace molto lungo, per cui, come l'alano, lo stomaco a volte rimane costretto tra le costole, per cui anche l'aumento di volume dell'addome può non essere evidente nelle fasi iniziali. Uno dei sintomi che il proprietario nota è il tentativo di vomito improduttivo, cioè il cane che ha comunque i conati di vomito, perché comunque lo stomaco così pieno gli dà nausea, ma non riesce a buttare fuori il materiale. Per cui immaginatevi anche la condizione di sofferenza che questo può generare, per cui si ha un'enorme contrazione dei muscoli addominali, del torchio addominale, un tentativo di vomitare che però è infruttuoso. A volte il proprietario viene ingannato, perché la nausea esagerata porta ad un aumento delle secrezioni di questa saliva molto vischiosa, che ha lo scopo di proteggere. Quando parliamo di scialorrea, cioè di aumento della quantità di saliva prodotta, questo è dovuto al fatto che ci si sta preparando al vomito, di solito appunto è molto densa, perché serve per proteggere delle strutture che non sono costruite per entrare in contatto con materiale acido, che è quello che si trova nello stomaco. Per cui la salivazione densa serve proprio per proteggere l'esofago, per proteggere la bocca e il faringe. La dilatazione va a comprimere i vasi sanguigni grandi, i grandi vasi sanguigni che portano nutrimento dal cuore verso gli organi addominali, principalmente l'aorta, può arrivare a essere in parte addirittura occlusa, nonostante si tratti di un tubo molto rigido, ma soprattutto vengono occlusi i grandi vasi venosi che portano le sostanze di scarto dall'addome verso il cuore. Per cui è come se il cane venisse tagliato a metà, la parte diciamo caudale che va verso dallo stomaco verso la coda non riceve nutrimento, quindi i reni, il fegato, l'intestino, la parte posteriore, la muscolatura posteriore non riceve nutrimento, e lì si accumula invece, si accumulano lì le sostanze tossiche. Viceversa, la parte davanti al cuore, la parte craniale, quindi il torace, il cuore stesso, il cervello, si congestionano, perché il cuore ha difficoltà nel tentativo, diciamo, di sopperire a questo essere, ad avere da gestire un organismo tagliato a metà, aumenta la sua frequenza cardiaca, accumula sostanze tossiche e quindi si evidenziano, da un lato, insufficienza degli organi addominali, quindi insufficienza funzione renale, insufficienza del fegato, e dall'altro congestione dell'apparato cardiocircolatorio craniale. E quindi tutto questo insieme di eventi che va a sommarsi spiega la complessità della patologia e la complessità di condizioni che ci troviamo ad affrontare in emergenza. Quindi è fondamentale, ci sono, diciamo, tre attori che entrano in gioco in questo dramma. Uno è il proprietario, perché la capacità che il proprietario ha di riconoscere il sintomo fa la differenza tra la vita e la morte, in questa emergenza più che in altre, perché lì veramente si tratta di intervenire il più prontamente possibile per evitare di arrivare ad una condizione non reversibile.
quello che noi facciamo in pronto soccorso è appunto cercare di togliere sofferenza innanzitutto al cane. Insomma, è una delle rare condizioni in cui veramente ho visto piangere di dolore dei dog de Bordeaux, dei cani, dei mastini napoletani, cani che difficilmente in altre condizioni vedi lamentarsi. Ripristinare la circolazione, quindi restituire fluidi che vengono perduti perché sono, diciamo, sprecati, conservati all'interno dello stomaco, e quindi si creano anche tutta una serie di disordini dei sali minerali. L'intestino si blocca, va proprio in blocco, per cui tutto l'ambiente intestinale, tutti i microbi che sono in simbiosi con il cane diventano pericolosi, perché si trovano, trovandosi in un ambiente inospitale, crescono in maniera anomala e possono anche addirittura arrivare ad entrare nel circolo sanguigno, generando quella che si chiama setticemia, quindi la possibilità che batteri utili all'organismo, finché vivono nell'intestino, possono attraverso il circolo sanguigno andare a dislocarsi in altre strutture, in altri organi, quindi creando delle infezioni secondarie. È motivo per cui utilizziamo degli antibiotici per controllare questi problemi. Facciamo delle radiografie che ci servono soprattutto per avere conferma della diagnosi. Cerchiamo di eseguire, dico cerchiamo perché non sempre questo è possibile in pronto soccorso, di decomprimere lo stomaco attraverso, per esempio, delle punture dello stomaco che eseguiamo all'esterno per decomprimere l'aria, quindi favorire la circolazione sanguigna. Se è possibile, eseguiamo una lavanda gastrica. Già queste prime valutazioni ci permettono di inquadrare la gravità del problema, perché il materiale che fuoriesce quando riusciamo a fare la lavanda gastrica in pronto soccorso ci dà un'idea dello stato di sofferenza dello stomaco. Per esempio, l'evidenza di coaguli di sangue, di materiale brunastro, già ci inizia a preoccupare e sono già informazioni che possiamo dare al chirurgo, perché comunque in emergenza, già dopo poco tempo, una, due ore massimo dall'inizio della stabilizzazione, coinvolgiamo il team di emergenza, quindi i chirurghi e l'anestesista, che sono appunto subentrano, insomma, su un paziente che si auspica il più stabilizzato possibile, e hanno il compito di innanzitutto decomprimere, se non siamo riusciti a decomprimerlo in maniera efficace in pronto soccorso, lo stomaco, quindi sottrarre tutta l'aria che si è accumulata, il materiale che c'è all'interno dello stomaco, valutare la vitalità non solo dello stomaco ma anche della milza, che è abbastanza solidale nello stomaco nel movimento, tant'è che in alcune condizioni si può subire quello che si chiama inginocchiamento, per cui seguendo lo stomaco nella torsione si piega, e quindi essendo la milza un organo molto irrorato di sangue, molto vascolarizzato, può andare incontro a delle trombosi, per cui in alcune condizioni più gravi il chirurgo si vede obbligato a asportare la milza, perché diventerebbe poi un organo più pericoloso che utile. Rimuovere i tessuti compromessi in alcune condizioni, si tratta proprio di asportare delle parti di tessuto morto che potrebbero, se rimangono in posizione, portare poi a problematiche post-operatorie gravi, e poi eseguire un intervento che si chiama gastropessi, che consiste nel appunto ancorare alla parete laterale dell'addome lo stomaco, in modo tale che non possa avvenire quello che è matematico, quasi matematico, che possa avvenire, cioè la torsione nuovamente dello stomaco una volta che è stato riposizionato, e quindi impedire le recidive. Ma di questo parleremo approfonditamente dopo. Dopo il paziente viene portato in terapia intensiva, perché il medico che gestisce la terapia intensiva deve combattere tutte le complicazioni che possono avvenire nelle fasi post-operatorie, quindi la sofferenza cardiaca, le problematiche trombotiche, tromboemboliche, e valutare di ripristinare la funzione renale, sperando che non sia stata compromessa in maniera irrecuperabile, e riprendere poi la funzione positiva dell'intestino, anche in termini di vitalità della flora intestinale, iniziando il prima possibile una nutrizione assistita. In questo cane, per esempio, ha un sondino nasogastrico, cioè con un tubicino attraverso la narice arriviamo fino allo stomaco e possiamo iniziare a nutrire questi pazienti con
degli alimenti liquidi altamente energetici che aiuteranno nella guarigione le lesioni interne che si sono provocate all'interno dell'apparato gastrointestinale. Lo scopo di questo nostro incontro è soprattutto la prevenzione. La prevenzione come la possiamo fare? Innanzitutto, se non altro, evitare quelle condizioni che gli studi evidenziano come essere predisponenti. Per esempio, i cani che hanno avuto un episodio di torsione dello stomaco non andrebbero fatti riprodurre perché potrebbero avere una predisposizione genetica a sviluppare questo problema. Evitare, per esempio, gli sbalzi di temperatura post-prandiali, evitare un singolo pasto abbondante. La torsione dello stomaco è spesso una malattia notturna, che appunto è la paura di chi inizia tra i giovani medici a fare pronto soccorso, è proprio quello di doversi scontrare contro questa complessa patologia. Molto spesso avviene di notte, perché? Perché il cane che fa un solo pasto normalmente lo fa la sera e quindi capita che questa catena di eventi avvenga nel cuore della notte, quindi rende complesso anche l'attenzione del proprietario che purtroppo in alcuni casi si accorge del problema alla mattina, cioè dopo che il cane ha sofferto una marea di problemi durante la notte. L'alimentazione è importante anche per quanto riguarda l'aspetto, cioè la possibilità che il cane ha o meno di masticare l'alimento, di questo ne abbiamo parlato prima, però la capacità di prevedere lo sviluppo è ancora enigmatica, perché per esempio ricordo io quando ho iniziato a studiare la torsione si parlava di tenere le ciotole sollevate piuttosto che abbassate. Gli studi recentemente dicono che in alcune tipologie di cani forse non sarebbe il caso di tenere sollevata la ciotola. Ci sono appunto anche degli elementi che non sono legati alla tipologia di cane, ma come vi ho detto appunto la somministrazione di un singolo pasto, oppure il fatto che il cane sia in conflitto, comunque in competizione con altri cani conviventi, quindi non veda l'ora di terminare il suo pasto nella paura che gli venga sottratto dall'altro cane. Quindi potrebbe essere utile, se questo esiste in famiglia, se si hanno più cani che tra di loro sono in conflitto, evitare di farli mangiare contemporaneamente nello stesso posto. Michele, scusami, non si è sentito, la ciotola è meglio alzarla oppure no? Allora, dipende, nel senso che anche su questo aspetto è difficile dare delle linee guida, perché sono usciti degli studi che dicono che i cani di taglia gigante forse sarebbe il caso di tenerla bassa, perché il cane abbassandosi di più ingerisce a meno aria, mentre invece nei cani di taglia grande forse potrebbe essere utile. Quindi è controverso dirvi vi consiglio di usare la ciotola sollevata. Per esempio si sono visti anche pubblicizzate queste ciotole che avrebbero lo scopo di limitare l'esagerata rapidità nell'assunzione, ma in realtà sembrerebbero innervosire ancora di più l'animale, quindi forse essere controproducenti. La reale prevenzione che è scientificamente stata dimostrata è l'intervento chirurgico preventivo, cioè eseguire la gastropessi, quell'intervento di cui vi ho parlato in sede intraoperatoria in emergenza, eseguirla in maniera preventiva, cioè con un cane sano. E quindi lascerei parlare Michela, che sicuramente vi introdurrà in questa tipologia di prevenzione, che è quella veramente che ci aiuta nel non dover affrontare questa condizione drammatica, insomma. Perfetto. Quindi vorrei lasciare la parola a Michela, perché sicuramente la cosa più interessante di oggi ne parlerà lei, insomma. Allora, prima di passare direttamente a Michela, io vorrei leggere quelle due domande che ci sono state per te, Michele, in modo che poi possiamo poi concentrarci sulle domande di Michela. Intanto ricordatevi, continuate a commentare con Luvet, che va benissimo. Abbiamo delle domande, Daniela Travers, circa l'alimentazione. Meglio le crocche, la casalinga con nutrizionista, cosa è più sicuro? Che cosa dicono gli studi? Perché in realtà qui bisogna parlare di medicina dell'evidenza ed è difficilissimo. Allora, gli studi, io quello che sto vedendo io man mano che vado avanti nella professione è che gli studi, più che darci un aiuto, stanno aumentando i nostri dubbi.
nel senso che l'aumento della mole degli studi mette in dubbio qualsiasi elemento, proprio perché per dare delle concrete informazioni bisogna che l'evidenza scientifica ci supporti. Per cui, da un lato c'è il fatto che l'alimentazione casalinga, dal punto di vista del nutrizionista, forse è più facile da bilanciare per quel determinato singolo cane. Dall'altro c'è il fatto che la crocchetta magari costringe, da un certo punto di vista, la masticazione. La dentatura del cane non è tanto costruita per masticare bene, essendo un carnivoro. La dentatura da carnivoro è costruita per lacerare, quindi il cane lacera e deglutisce. Se poi è anche ansioso, deglutisce direttamente, aspira. Quindi la crocchetta obbliga un pochino magari a sgranocchiare, però anche lì il cane che aspira butta giù le crocchette tal quali, e quindi queste poi fanno peso, fanno massa e potrebbero favorire la fermentazione. Quindi anche le dimensioni della crocchetta, devo dare una crocchetta grande, sì, ma per un Terranova una crocchetta per essere definita grande che dimensioni dovrebbe avere? Quelle di una palla da tennis probabilmente. Per cui è difficile dire vi consiglio questo piuttosto che quest'altro. Bisogna implementare un insieme di quei consigli, perché più cose facciamo meno probabile è che possa scatenarsi l'evento. Esattamente. Poi hai parlato anche di sbalzi di temperatura e chiedeva appunto l'umidità. Sì, perché se passiamo da un ambiente, soprattutto in inverno, da un ambiente riscaldato, per cui durante il pasto avviene una congestione dell'apparato gastrointestinale, per cui il flusso ematico va verso l'intestino, lo sperimentiamo anche noi con la biocco postprandiale, no? Perché sentiamo magari un po' di freddo o ci viene sonnolenza? Perché il sangue, il circolo ematico aumenta la sua irrorazione nell'apparato gastrointestinale, sottraendo una parte al cervello, alla cute, quindi sentiamo freddo, ci viene sonnolenza perché è tutto concentrato nella digestione. Se noi trasferiamo il cane all'aperto a meno 2 gradi mentre sta avvenendo questo, per termoregolazione c'è uno spostamento, una vasocostrizione, quindi questo può rallentare il normale processo digestivo e quindi creare uno shock dell'apparato gastrointestinale che non è auspicabile. Ma lo stesso vale quando facciamo passare l'animale da un ambiente molto refrigerato in estate al caldo torrido esterno. Quindi questi sbalzi di temperatura creano problemi all'apparato cardiocircolatorio nell'autoregolarsi. Certo. Chiede al mal tipù, che è appunto questo incrocio, quanto tempo bisogna attendere prima di farlo giocare dopo il pasto? E se allora, sicuramente, insomma, è vero che abbiamo parlato di cani di razza gigante. Ti dico che io ho sperimentato la torsione dello stomaco anche in un pincher, perché aveva problemi di altra natura nello svuotamento, per cui non lo escludo mai. Certamente lo sposto come possibilità nella mia gerarchia di diagnosi differenziale. L'idea è quella di evitare appunto le corse o i giochi frenetici, soprattutto perché poi questo può generare magari non tanto la torsione in un cane di così piccola taglia, ma vomito o mal digestione, perché anche l'attività fisica modifica la vascolarizzazione, perché se io vado a correre aumenta la mia irrorazione ematica a livello muscolo-scheletrico a discapito dell'apparato gastrointestinale, per cui eviterei l'attività fisica non controllata. Una passeggiata sotto controllo può aiutare nella digestione, così come certo avviene per le persone. Certo. L'ultima sull'alimentazione, è meglio crocchetta asciutta oppure allungata con acqua tiepida? Franco Boni ha due, se non sbaglio, due brachi italiani, per cui cani fortemente... Ma allora, lì è lo stesso discorso, insomma, dipende sempre, anche lì ho difficoltà a darvi un consiglio su una, perché se mettiamo le crocchette ad ammorbidire, magari queste acquisiscono volume, possono diventare, insomma, più facili nella digestione, però impediscono di sgranocchiare, quindi anche lì, se vogliamo capire, se vogliamo far perdere più tempo, tra virgolette, al cane nella fase di preparazione del pasto all'ingestione, forse le crocchette asciutte. Se devo pensare invece alla massa, quanto tempo rimangono nello stomaco, forse le crocchette umide. Quindi dal mio punto di vista, poi io vorrei sottolineare il fatto che io mi occupo di medicina d'urgenza, per cui
la mia visione è quella del evitare che il cane mi arrivi in pronto soccorso tordo. Dal punto di vista nutrizionale, magari queste informazioni, direi per il mantenimento, le passerei ad Alessia Candellone, per dirti, se devo pensare. Ecco, esatto. Faremo una diretta torsione e alimentazione con la dottoressa Candellone. Io volevo soltanto a questa domanda volevo sottolineare il fatto che le croche, per poter essere digerite, hanno bisogno dell'acqua, quindi hanno l'innesto degli enzimi gastrici, hanno necessità dell'acqua, quindi sicuramente restano meno nello stomaco se vengono inibite prima. Se vengono messe poi su una superficie bella grande, riescono anche a essere mangiate con più calma, anche se sono secche oppure umide, quindi assolutamente. Poi c'è una bellissima domanda sulla gastropessi e quindi direi che possiamo partire con la relazione della dottoressa Guerriero, e io te la faccio partire immediatamente, se tu passi immediatamente alla schermata alla tua presentazione, io posso farla partire. Quindi, ok. Così ci siamo, perfetto. Perfetto. Okay. Allora, buonasera a tutti. Allora, come giustamente ha detto Michele, l'unica vera prevenzione attualmente nei confronti della torsione, dilatazione e torsione gastrica è quello di eseguire una gastropessi preventiva. Gastropessi che generalmente si propone a quelle razze un po' più predisposte e quindi, come abbiamo visto, tendenzialmente razze di grossa taglia, cosiddetto a torace profondo. È una tecnica chirurgica che può essere abbinata durante anche la sterilizzazione e come vediamo più avanti si può fare con diverse tecniche. Che cos'è la gastropessi? La gastropessi è una procedura chirurgica che è finalizzata a creare un'aderenza tra la parete addominale destra e una parte dello stomaco che è la porzione pilorica, quindi il tratto che dallo stomaco si congiunge al primo tratto dell'intestino. Questa aderenza fa sì che non ci siano possibilità di rotazione da parte dello stomaco sul proprio asse e quindi che non insorga questa sindrome di dilatazione e torsione gastrica. Qui c'è un'immagine che appunto fa vedere il risultato finale di questa aderenza tra parete addominale che vediamo sulla sinistra dell'immagine e lo stomaco sulla destra. Ci sono varie tecniche, quella diciamo più datata è la cosiddetta tecnica a cielo aperto, quindi prevede una breccia chirurgica ampia. Generalmente va dallo sterno fino a una ventina di centimetri verso la vescica. È una tecnica quindi molto invasiva perché apriamo i muscoli addominali e perché la breccia appunto è molto grande e quindi c'è un tempo di ripresa nel postoperatorio molto lungo. Molto lungo e legato sicuramente anche al dolore sulla muscolatura addominale e comunque anche la cura nei confronti di una ferita chirurgica molto ampia. Questa tecnica diciamo che è stata sorpassata o comunque adesso si va verso quella che è una tecnica invece mini-invasiva che viene definita tecnica laparoassistita. È una tecnica molto recente, prevede due mini-accessi di circa un centimetro attraverso cui si passano degli strumenti definiti trocar, che sono dei canali rigidi.
In uno di questi canali si introduce la telecamera e nell'altro canale invece si introduce la cosiddetta operativa, quindi che è una pinza che mi permette di andare a prendere lo stomaco e portarlo verso la parete addominale. A questo punto esternamente faccio un'altra piccola incisione per poter ancorare appunto la parete muscolare addominale con quella dello stomaco. Siamo all'incirca, questa breccia è di circa 3 centimetri. È una tecnica che fa sì che ci sia una ripresa post-operatoria molto veloce e con un minor dolore post-operatorio. A questa si affianca un'altra tecnica, che è la tecnica laparoassistita. Ecco, qui c'è l'immagine di questi canali rigidi che sono i trocar, e qui si vedono appunto le due brecce attraverso cui si passa la telecamera e l'operativa, e la terza breccia che è quella che ci permette di andare a ancorare lo stomaco. L'ultima tecnica possibile è quella totalmente laparoscopica e un pochino meno utilizzata. Prevede tre mini accessi addominali, sempre più un centimetro circa. E anche qui in un canale si introduce una telecamera e negli altri due le pinze laparoscopiche che mi permettono di manovrare appunto gli organi, e poi si utilizza un filo cosiddetto peloso, che cioè è come se avesse fatto come delle lische di pesce, che una volta introdotte nei tessuti non possono tornare indietro e quindi ancorano lo stomaco, la parete dello stomaco all'addome. Anche qui i vantaggi sono esattamente come quelli della tecnica laparoassistita, e quindi brecce chirurgiche molto piccole, dolore post-operatorio molto controllato e ripresa molto veloce. Tant'è che appunto la sera stessa dell'intervento chirurgico con una tecnica laparoscopica e laparoassistita possiamo già alimentare il nostro cane con un piccolo pasto. Successivamente l'alimentazione viene consigliata di fare dei piccoli pasti frequenti nella giornata, all'incirca 4-5 pasti per almeno 3-10 giorni. 3-10 giorni perché non è tanto per le ferite delle brecce chirurgiche quanto il tempo necessario alla parete addominale a saldarsi con quella dello stomaco. Ed è il motivo per cui si consiglia di tenere anche a riposo il cane, più che altro da un'attività fisica intensa, è possibile comunque fargli fare delle passeggiate. E le complicanze post-operatorie sono veramente minime, soprattutto per la tecnica laparoscopica e laparoassistita, e generalmente comunque sono dettate da una cattiva gestione della ferita chirurgica. Quindi io dico sempre che è vero che si fanno delle piccole brecce chirurgiche, ma vanno comunque tenute al riparo da quello che può essere il leccamento da parte del cane, e pulite, perché comunque possono, per quanto piccole, possono andare incontro comunque a delle infezioni. Altre complicanze possono essere appunto dovute alla mancanza di riposo nei giorni
successivi all'intervento. Questo, come ho detto prima, è legato più che altro a un discorso di cicatrizzazione e quindi di aderenza di questa pesti. Quindi se nei giorni a seguire dell'intervento il cane fa un'attività fisica molto intensa, delle corse sfrenate, questa aderenza potrebbe non avvenire, quindi inficiare quello che è l'intervento chirurgico. E poi una cattiva gestione della distribuzione del cibo, quindi anziché fare dei piccoli pasti, fare uno o due pasti decisamente più abbondanti e quindi diciamo dilatare molto lo stomaco, che ripeto in questo momento, nel momento di post-chirurgico, ha bisogno di essere facilitato, e quindi non avere uno stomaco molto dilatato e con uno svuotamento relativamente, diciamo, più veloce, tant'è che si consiglia in questi giorni di dare un'alimentazione di tipo umida. Benissimo. Molto bene, la relazione è stata breve ma intensa, direi, perché hai detto veramente tutto quello che c'era da dire. Dunque, partiamo con le domande, perché ce ne sono. La prima è l'età. A che età viene fatta questa operazione? A che età si consiglia? E tra l'altro Roberta Ferrari dice che il suo cane farà la gastropessi in laparoscopia il prossimo mese, quindi incrociamo tutti le dita, Roberta. Ottima scelta. L'età, diciamo che si consiglia di aspettare quello che è lo sviluppo fisico dell'animale. Si può, ripeto, anche associare all'intervento di sterilizzazione per quanto riguarda le femmine, e quindi in determinate razze anche farlo intorno all'ottavo mese, nono mese. In linea di massimo. Dall'ottavo al nono mese in su, questo a prescindere dalle taglie. Noi in generale ci sono taglie medio grandi, quindi sì, questa è la, esatto. Okay, perfetto. Nel frattempo, voi, visto e considerato che dobbiamo poi dare l'estrazione finale, continuate a commentare anche con Blue Vet. Io ho iniziato a usare, allora Dani Pat diceva che stavo incominciando a usare Daniela Traversa. Quante tecniche esistono di legatura e qual è quella più che garantisce il periodo di resistenza maggiore all'intervento? Perché quindi anche qui, quanto dura questo intervento? Nel tempo o sì, tecnicamente? Sì. Nel tempo non c'è una durata. È vero anche che noi abbiamo fatto, personalmente io faccio dei controlli delle gastropessi attraverso ecografie o se c'è bisogno di fare un'altra laparoscopia successivamente e andare a vedere quello che è il sito di pessi. Però se l'intervento è stato eseguito correttamente, si sono rispettati quelli che sono tutte le attenzioni post-operatorie, in realtà fino alla vita dell'animale, ecco. Quindi fine lì. È un intervento definitivo, ecco, diciamo così. Definitivo, sì, assolutamente. Esatto, e ci sono dei metodi di legatura o sono legati alla tecnica operatoria, chiedeva Daniela? Sì, esatto, i metodi di legatura sono legati a quale tecnica si utilizza, e ovviamente quella consigliata è sicuramente quella meno invasiva, sia laparoassistita che totalmente laparoscopica. Perfetto. Stefano Costa dice che queste tecniche crede che in Sardegna siano praticamente sconosciute. Michele, tu che sei sardo, cosa puoi dire di questa cosa? Non è vero. Ecco. Siamo evoluti anche in Sardegna, abbiamo anche la televisione. Dai! Abbiamo un sacco di diavolerie moderne anche in Sardegna, comprese anche le tecniche chirurgiche. Appunto, è vero, dai. Allora, Enzo Tarallo, ho sentito che alcune volte si è verificata una torsione, quindi una complicanza è possibile effettivamente? E quanto è frequente, secondo la tua esperienza?
È possibile nel momento in cui questa PESI non ha tenuto nel tempo e quindi si può riverificare la dilatazione e la torsione gastrica. Con la gastropesi, quello, se insomma tutto viene eseguito correttamente, e anche ripeto, il post-operatorio è importante tanto quanto la chirurgia, ciò che può avvenire è una dilatazione gastrica, però non più una torsione. Che appunto ha un rischio decisamente inferiore, ovviamente. Inferiore, sì. Cioè, non diventa, a quel punto non diventa più un'emergenza acuta. Esatto, nel senso che quello che può avvenire è una dilatazione, ma l'emergenza, l'urgenza o comunque il fenomeno che mette a repentaglio la vita dell'animale è proprio la torsione più che la dilatazione stessa. Perfetto. Posso dire Allora, una cosa, Silvia? assolutamente sì, Michele. Vai. Nel senso che a volte, allora, se noi sappiamo che il cane ha fatto una gastropesi preventiva e arriva dilatato in pronto soccorso, siamo molto più sereni. Laddove invece, se arriva dilatato un cane che non ha fatto questo intervento, capita che a volte non sia sempre chiarissimo se effettivamente è iniziato il processo di torsione, e quindi ci capita di intervenire chirurgicamente anche in emergenza su pazienti che hanno tutti i sintomi che vi ho descritto e che in sede operatoria il chirurgo ci dica in effetti la torsione o non era ancora iniziata o stava iniziando oppure è arrivato a detorcersi nel momento in cui stava iniziando grazie alle manovre in pronto soccorso, per cui a volte il paziente è talmente compromesso che ci troviamo a dover intervenire. Se invece ha fatto una gastropesi preventiva, magari sì, può arrivare in alcuni pazienti, molto raramente, vi dico la verità, a me è capitato 2 volte che siano arrivati pazienti dilatati, ma avevano altre condizioni predisponenti, uno era polidipsico, l'altro aveva problemi respiratori, e li abbiamo risolti con una lavanda gastrica in pronto soccorso, che comunque la dilatazione dava disagio, può creare problematiche di altra natura. Però sicuramente se c'è la gastropesi, è un po' come quando arriva il paziente che sappiamo che è stato sterilizzato, abbiamo una preoccupazione in meno per un organo che non dobbiamo prendere in considerazione proprio tra le varie possibilità, insomma, di emergenza. Dell'emergenza, certo. Oh, Giannina Ceccherini, che è una super collega che tra No. l'altro a breve sarà tra di noi, vero? Allora, complimenti, che ruolo può avere la tecnica laparoassistita per risolvere la GDV in emergenza? E quali sono le tue esperienze, le vostre Ah, non è esperienze? per me la domanda, ero in ansia. Pensavo Eh? fosse una domanda per me, mi stavo preoccupando. Vai, Michela. Allora, nel senso che se arriva in... non ho capito se la domanda è arriva... Eccola qua, te la metto in che ruolo può avere la tecnica laparoassistita? Cioè, per risolvere la GDV riesce a farlo anche in laparoassistita la tecnica? Difficile, difficile, almeno sinceramente no, quando arrivano già dilatati e torti, beh, solo dilatati sì, si può procedere in chirurgia mini-invasiva, torti no, perché appunto spesso c'è anche la complicazione di torsione di altri organi, Certo, come la quindi bisogna milza, andare che a comunque... esplorare il tutto che Esatto, diventa un diventa peso. più complicato. Esattamente, perfetto. Oh, c'è una domanda che esula un po', ma dai, le rispondiamo lo stesso. Deve fare anche sterilizzare la sua cagnettina e voleva fare anche la gastropesi, però chiede se deve essere rimosso anche l'utero oppure no. Allora, l'utero viene rimosso nel momento in cui è patologico, quindi se ci sono state delle patologie precedenti, intaccato in qualche modo questo organo, si consiglia prima un'ecografia preoperatoria e quindi la valutazione della rimozione dell'utero. In linea generale, no, non è necessario rimuovere l'utero, si rimuovono soltanto le ovaie, senza Certo. nessuna, insomma, patologia a carico dell'utero. Comunque, anche dovesse essere rimosso l'utero, si può fare tranquillamente anche qui in chirurgia mini-invasiva. Certo, assolutamente. Allora, Io Marta, scusami.
Scusami. Allora, vorrei aggiungere una cosa perché secondo me è importante ed è un po' diciamo quello con cui io mi scontro quando propongo la gastroplessia preventiva, perché è un intervento che viene visto molto invasivo e ovviamente viene proposto su un animale sano, quindi dove non c'è nessuna patologia, nessuna urgenza, e quindi si fa più fatica ad accettare l'idea di fare un intervento senza una reale immediata necessità. In realtà, secondo me, è veramente importante capire che è uno dei pochi interventi salvavita su alcune razze, e quindi e operare in una situazione di assoluta tranquillità è totalmente differente che intervenire, ecco, come diceva la collega, magari anche sì in chirurgia mini-invasiva su una dilatazione senza torsione in emergenza, però i risultati e le complicanze sono ben diverse. È un po' come un conto è fare un cesareo programmato in tutta tranquillità e senza aver nessuna emergenza, anomalia per la mamma e per i piccoli, piuttosto che un cesareo d'urgenza, più o meno insomma. Come si fa un intervento di sterilizzazione alla stessa, per evitare di avere tumori all'utero, tumori al mammare, tutto quanto, che sono anche lì abbastanza remoti, non è che per forza devono venire, oppure si evita per evitare la piometra, alla stessa identica maniera, se si hanno dei cani predisposti, si può fare un intervento che, fatto in mini invasiva, è sicuramente molto più sicuro piuttosto che farlo soffrire, anche perché veramente soffrono in una maniera spaventosa, sì, oltre con una mortalità altissima poi in esatto. C'è anche questo da dire, sono delle patologie che, e se non te ne accorgi, cioè, rischi quei 5 minuti che te lo sei perso, quindi veramente è assurdo. Poi ripeto, con queste tecniche ormai la ripresa è veramente immediata. Esatto, assolutamente. Oh, Marta Sostizzo, alla gastroplessia del suo Greyhound ci sono stati problemi di dilatazione dell'addome, si è dovuto convertire in tecnica classica, può essere legato alla razza? Ora dovrà farla anche l'altro Greyhound e ha il dubbio di dover convertire. Allora, quando si inizia un intervento in chirurgia mini-invasiva, il rischio di doverlo convertire per qualsiasi problema, che può essere anche da un punto di vista anestesiologico, non necessariamente chirurgico, c'è sempre. Adesso io non so esattamente la problematica che è subentrata, che ha fatto sì che i colleghi convertissero la tecnica, però è una possibilità, questo sì. È ovvio che la priorità è il benessere del paziente, quindi se in quel momento c'è un motivo valido per cui questa tecnica deve essere convertita, lo si fa assolutamente per il bene del paziente. Non mi risulta che ci siano particolari complicanze per una determinata razza per quanto riguarda la chirurgia mini-invasiva. Evidentemente deve essere subentrato qualcos'altro per cui hanno dovuto convertire, però è una possibilità che si mette sempre in conto. Certo, in ogni caso, se parti da una mini invasiva che va bene, vai avanti in una mini invasiva. Se poi succede qualche cosa, gli può succedere in qualunque caso. Assolutamente sì. Sì, assolutamente. Andrea Molinari dice che esiste uno studio eseguito sulle diverse tecniche chirurgiche di gastroplessi preventiva con frotte. Sembra che la tecnica di gastroplessi circumcostale modificata sia la più resistente. Perché Daniela Travers chiedeva anche proprio questo tipo di cosa, cioè quale tecnica è la più efficace nel tempo. E, bene, abbiamo questa idea. Giannina Cecchini dice no, a che cosa no? Dice, non abbiamo capito che cosa. Roberto giustamente dice prevenire. No, ok. Prevenire è meglio di curare. Dopo aver salvato, no, era un'altra la domanda, scusatemi, Cristiana Lisogno, dopo aver avuto il mio roto salvato in extremis dalla torsione, penso che la gastroplessia preventiva sia l'intervento più importante da fare su certe razze.
Concordiamo, assolutamente. Sì, bravissimo. Quindi assolutamente, condividete questo contenuto, condividete questo video, fatelo sapere a tutti gli allevatori, proprietari di grossi cani, e sappiate che appunto qui all'ospedale Anubi si fa in laparo ed è ottimo. Allora, Gaia Piccini, può essere consigliabile suddividere in 3 pasti somministrazione al giorno come forma di prevenzione della torsione, o questo può essere negativo sottoponendo lo stomaco di digestione continua? Ne abbiamo parlato prima, in realtà, forse Gaia è arrivata dopo. Appunto, abbiamo detto che può essere sicuramente un qualche cosa che aiuta, ma purtroppo non è una soluzione definitiva, anche perché appunto l'unica che consente è un'azione meccanica di blocco dello stomaco lì, in quel punto. Benissimo, allora, per adesso non ci sono altre domande, sono tutti in attesa del sondaggione, ovviamente, sono tutti in attesa di fare, aspetta che cerco di ripristinarci, ecco, sono tutti in attesa di Bluvet, la sorpresa, e allora a questo punto non mi resta che condividere io lo schermo e fare la scheda Chrome, far partire il tool, perché sono 33 che hanno commentato con Bluvet, facciamo partire, pronti via, vediamo chi ha vinto. pronti, attenzione, sta per finire, c'è ancora un attimo, ci vorrebbe un rullo di tamburi. Monica Vetri, oh, speriamo che ci sia ancora. Monica, se sei ancora qui tra noi nella diretta, ti prego di mandare un messaggio sulla pagina Bluvet con il tuo telefono, l'indirizzo e indirizzo di posta elettronica, perché ti verrà spedita una meravigliosa sorpresa. Nel frattempo c'è un'altra domanda, ovviamente anche più importante per questo intervento si può fare anche su cani anziani, chiede Luana Rossi. Sì, assolutamente. Previo tutti, insomma, lo screening pre-chirurgico, ovviamente. Chiaro. E Renata chiede se ci sono stati casi di torsione anche nei bulldog francesi. A me era capitato, però ripeto, lì legato sicuramente ad altre patologie, però sì, mi era capitato sia sul bulldog che in realtà anche sul maltese. Ecco, a me è capitato un bulldog inglese che era arrivato a visita perché aveva incontinenza urinaria. Il proprietario l'ha parlato per quello, perché faceva la pipì in casa quella sera. In realtà faceva la pipì in casa perché lo stomaco era talmente dilatato che schiacciava la vescica. Però non era evidente che fosse torto, perché respirava da bulldog e aveva lo stomaco a botte da bulldog, per cui non aveva i sintomi classici allarmanti e il proprietario chiaramente non ha pensato alla torsione. Certo. Però insomma, io per deformazione professionale ci penso sempre, è stata descritta anche nel gatto la torsione dello stomaco, è stata descritta nel bambino, è stata descritta nel porcellino d'India, quindi è una patologia che sì, che può interessare diverse specie. Poi, insomma, il discorso della prevenzione, della gastroplessia preventiva, vorrei spingerlo anche perché quando capita di notte in emergenza che bisogna affrontare questa condizione, non ci sono alternative, cioè il proprietario è messo in croce, deve decidere in tempi rapidi di far affrontare un intervento a grande rischio, perché il paziente non è assolutamente stabilizzabile oltre un certo livello, e non c'è un'alternativa, perché non c'è una terapia medica che possa sostituire l'intervento chirurgico, cioè il paziente è destinato a morire molto male attraverso gravi sofferenze. Quindi Gianina dice tanti bassotti hanno visto, anche a me 2 bassotti. Sì, no, ci penso sempre, spero sempre che non sia quello. Chiaramente se mi chiama al telefono un proprietario di un bovaro del Bernese che mi dice che è agitato e ha tentativi di vomito improduttivo, è la prima cosa che penso. Se mi chiamano per un bassotto, no, però non lo escludo, ecco. Certo. Pensiamo anche al fattore economico, è brutto dirlo, ma un intervento in emergenza ha un costo. Questa è un'altra decisione che il proprietario deve prendere in tempi rapidi, quindi è doppiamente messo in croce. Cioè ho il mio cane che sta soffrendo, in più devo spendere tanti soldi
con una prospettiva che sicuramente è vero che se si interviene insomma rapidamente facendo tutte le cose in maniera ottimale la prognosi è buona, però sicuramente in un intervento preventivo la prognosi è eccellente. Certo, quindi, e i costi sono decisamente più contenuti, quindi anche un investimento, possiamo vederlo anche come un investimento. Esatto, è vero. Per la salute, per la dei cani e dei nostri portafogli, e quindi del nostro cuore, di tutto, insomma, perché è veramente una cosa. Perché dobbiamo far intervenire, cioè non c'è solo il medico lì in pronto soccorso, ma devo chiamare un'equipe di notte, nel cuore della notte spesso, e quindi c'è anche proprio il costo delle risorse umane che entrano in gioco, insomma, a gestire queste cose. Tutti gli intensivisti, perché poi deve rimanere in terapia intensiva, cioè, poi veramente la sofferenza di questi animali è atroce, è veramente atroce. Quella è la cosa più drammatica, veramente, cioè, ho visto piangere dei molossi che di solito non piangono neanche, ma anche i cani da caccia che ti arrivano magari cinghialati o con fratture e non dicono bah, con la torsione li senti piangere. Sì. Quella è la cosa che colpisce di più. È vero, è verissimo. Signori, allora, abbiamo finito in tempissimo questa sera, siete stati bravissimi voi perché avete fatto una relazione super stringata ma super concentrata, quindi veramente è stata bellissima. La settimana prossima abbiamo una diretta straordinaria, vi invito tutti a seguire la dottoressa professoressa Paola Dallara che ci parlerà dei vaccini e delle titolazioni anticorpali, un argomento praticamente super innovativo in Italia perché non ne parla quasi nessuno. Quindi invito tutti a condividere anche questo contenuto e a iscrivervi al canale Blue Vet e a iscrivervi al nostro sito bluevet.com/dirette per avere tutte le novità di tutti gli indirizzi. E poi la settimana a dicembre ci sarà la tua con Gianila, quindi Gianila sei già pronta? Allora aspetta che Manu M. Macis dice che quando operava come volontaria sull'ambulanza veterinaria abbiamo avuto alcune chiamate per cani con GDV, per fortuna se ne ho salvati tutti, ma la tempestività era stata fondamentale, assolutamente, è vero, è vero. Questa è una cosa importantissima. Ciao Francesco, c'è Andrea Molinari che sta salutando tutto il mondo, prima ha salutato GM, grazie a tutti. Bene. Nei cani da caccia, la gastropessi può in qualche modo interferire con l'attività fisica? No. Corsi, salti, no, no. A parte appunto il periodo post-operatorio in cui si richiede il riposo, direi di no. Assolutamente. Ecco, il periodo di riposo che è di una decina di giorni, 10-15 giorni, se non ho capito male. Esatto. Perfetto. Va bene. Ricordo che le presentazioni sono scaricabili dal nostro sito bluevet.com/dirette come al solito e anche qui nuvole di like, condividete, spargete la voce perché ci serve tutto il vostro contributo per far sì che le persone sappiano sempre di più sulla medicina dell'eccellenza delle strutture Blue Vet. Grazie a tutti, una meravigliosa serata a tutti quanti. Buona grazie serata. Michele, a presto. A presto e grazie ancora a tutti. Una buona serata. Ciao ciao. Ciao, ciao.